perché io ringrazio Maurizio, ma ringrazio anche tutti quelli che mi hanno dato la possibilità, anche lei, di anche attraverso i film, attraverso i libri, di fare sapere veramente come stanno le cose, perché purtroppo spesso ho sentito anche quelle poche volte che ho potuto vedere la televisione quando ero a Lampedusa, perché ero sempre al Molo Favaloro, sentire parlare di queste persone come semplici numeri e mi veniva una rabbia immensa, devo dire, perché sentivo parlare persone sedute in un salotto televisivo, magari con le poltrone di velluto, senza sapere chi erano quelle persone, da cosa scappavano, quali erano i problemi che dovevano affrontare, anni di stenti, di sofferenze, di miseria. Ho visto di tutto, credetemi, quello che avete visto nel film è una storia di una bambina, ma di queste storie ne ho avute veramente migliaia, e ho visto persone dovute fare delle cose anche che nessun uomo deve fare, nessun medico deve fare, nessuna persona deve vedere. Ho camminato sui morti, ho visto persone scuoiate vive, perché fanno anche questo. Per esempio, non sapete voi, nessuno sa, nessuno ne parla di quelle malattie, ci hanno fatto capire che portano, che sono degli untori, che portano delle malattie gravi, no? E ci hanno fatto spaventare. In realtà non portano nessuna malattia grave, e ve lo posso dire io, che io sono stato il primo a toccarle, ad abbracciarle, a volte l'avete visto, ecco, e non ho mai preso una malattia, non perché sono Superman, ma perché non portano malattie infettive. Certo, portano le malattie, quella legata al viaggio, l'ipotermia, la disidratazione, e tutte quelle ferite da torture, tutte quelle ferite anche dovute a interventi chirurgici per l'esportazione di reni, per lo più, perché quando non hanno i soldi purtroppo devono fare anche questo, però nessuno ne parla, nessuno parla della malattia del gommone, una malattia, l'ho messo io questo nome, una malattia gravissima che colpisce quasi esclusivamente le donne e che è mortale e che è dovuta a delle lesioni da ustioni, da carburante, da benzina, e che è una malattia veramente difficile da curare, e la maggior parte di queste donne muoiono, e colpisce esclusivamente le donne, perché le donne purtroppo sono quelle che devono pagare sempre di più, vuoi per il sesso, vuoi perché sono considerate essere inferiori, ma vuoi anche laddove il sesso non c'entra nulla, purtroppo anche sulla malattia del gommone, una malattia che non avevo mai visto prima, l'ho cominciato a vedere dal 2013 in poi, dopo la strage di Lampedusa, il 10 di ottobre, con l'inizio dell'operazione Mare Nostrum, perché da quel momento i trafficanti di esseri umani hanno cominciato a utilizzare i gommoni. Prima non li utilizzavano, utilizzavano quelle chiamate le carrette del mare, e da quel momento invece hanno cominciato a utilizzare i gommoni di fabbricazione cinese, 20 euro il costo, che poi non sono neanche gommoni, sono dei canotti, perché sono senza chiglia, sono monotubulari, quindi basta un buco per affondare e basta un'onda per affondare. E questi diciamo, chiamiamoli gommoni, vanno a benzina, c'erano i motori fuori bordo, quindi sono costretti a mettere benzina, quella benzina cade per terra, si miscela con l'acqua e quella miscela diventa una miscela terribile e colpisce le donne, perché quando salgono su questi gommoni gli uomini si mettono tutti o in piedi ai bordi o seduti sul tubulare per proteggere le donne dagli spruzzi, dal vento, dalle onde, e le donne le fanno mettere sedute per terra magari con i bambini in braccio, e per terra c'è quella miscela di acqua e benzina, non gasolio come dice qualcuno, benzina, perché i motori fuori bordo vanno a benzina, e quella miscela è veramente terribile, terrificante, mortale spesso, e colpisce le donne per questo motivo. E quindi è una malattia molto grave che abbiamo avuto tante difficoltà anche a curarle. Devo dirvi che per lo più quelle che restano in vita rimangono deturpate per tutta la vita, e quindi insomma di questa malattia però non ne parla nessuno, eppure è frequentissima, sapete, è frequentissima, come nessuno parla delle torture ormonali, come nessuno parla degli esperimenti che fanno in Libia, che fanno pure gli esperimenti, ma nessuno ne parla. Per esempio quello di scuoiare vive le persone per farle diventare bianche, ma non perché me l'hanno raccontato, perché le ho viste io e le ho curate. Fanno anche questo, però nessuno ne parla, si raccontano che sono terroristi, che sono
delinquenti, che sono prostitute, che ci vengono a rubare il lavoro, che ci vengono, che gli diamo 35, tutte bugie, bugie su bugie, e che hanno creato quella cultura dell'odio, del rancore nei confronti di queste persone, quando invece sono delle persone che purtroppo hanno avuto la sfortuna solamente di nascere nel posto sbagliato. Ma anche questo non è giusto, non è corretto, perché l'Africa non è il posto sbagliato, l'Africa è il continente più ricco del mondo, loro hanno tutto. Hanno tutto, hanno l'oro, il gas, il petrolio, hanno i diamanti, le terre rare, quelle che oggi servono per fare i telefonini, i computer, eppure ci vive la gente più povera del mondo. Ma ci dobbiamo fare una domanda: perché? Perché siamo noi? Siamo noi che siamo andati a casa loro per prima. E quando qualche volta qualcuno in quella sala grandissima, quell'aula in Parlamento Europeo, dove adesso sono, dalla parte di destra si alza e dice: ma perché non stanno a casa loro, perché non se ne stanno a casa loro, cosa vengono a fare da noi? Sono dimenticati che forse siamo stati noi per prima andare a casa loro, li abbiamo schiavizzati, li abbiamo colonizzati, derubati, depredati, gli abbiamo tolto anche la dignità, li abbiamo costretti ad andare via, a lasciare il proprio paese, e adesso che vengono dalla nostra parte, perché costretti? Perché non vengono in vacanza, sanno pure di dover morire e me lo dicono pure. Allora abbiamo la responsabilità e il dovere di accogliere queste persone, a restituire almeno un minimo di tutto quello che gli abbiamo tolto. E quel minimo è quello che loro vogliono, cioè semplicemente sopravvivere, vivere una vita dignitosa, e questo glielo dobbiamo. È per motivo per cui io dopo quasi 30 anni ho lasciato l'isola, perché credo che è la politica che deve cambiare le cose. Certamente i libri fanno commuovere, fanno piangere pure qualche volta, fanno scuotere le coscienze, però chi deve cambiare le cose c'è niente da fare, la politica, è la politica che deve decidere se chiudere o aprire porte, è la politica che deve decidere se fare accordi con la Libia o con la Turchia oppure no, o con i paesi terzi, è la politica che deve decidere se dobbiamo salvarli o dobbiamo lasciarli morire in quel Mediterraneo, in quel nostro mare, in questo nostro mare, quel mare che è tutto per noi, per me. Io sono un medico grazie al mare, mio padre era pescatore, anch'io ero pescatore, sono diventato medico grazie al mare, un mare di vita, un mare di sostentamento e non un cimitero, perché quello è diventato un cimitero e tutti i giorni assistiamo a questi naufragi, a queste morti. E poi ci indigniamo quando vediamo qualche bambino nelle spiagge in Turchia, l'ancurdo, piuttosto l'altro giorno l'abbiamo visto sulla spiaggia in Libia, ci indigniamo. Il Papa ha detto, a proposito dell'ultimo naufragio, dei 130 persone che sono morte dopo 48 ore a chiamare aiuto, tutti sapevamo dove si trovava, tutti lo sapevano, li abbiamo fatti morire. In quell'occasione il Papa ha detto che è il momento della vergogna. Beh, io devo dire che è da tanto tempo che mi vergogno, sono vergognato a ogni naufragio, sono vergognato a ogni corpo senza vita che mi hanno portato per esaminarlo, ed è una vera vergogna. Non possiamo più permettere tutto questo, e lo dobbiamo fare tutti insieme, ognuno deve fare la sua parte. Io sto cercando di fare la mia parte, ma appunto faccio quello che è giusto fare, credo, niente di eroico, come dice qualcuno. Io faccio quello che è giusto fare, faccio il medico, ho fatto un giuramento, sono delle persone, sono degli esseri umani, non sono numeri, neanche delinquenti, sono delle persone.